Ciao ragazzi, eccoci qua, sempre su questo impianto. Un altro problema, oltre al discorso dell'acqua che dicevo nell'altro video, c'è questa predisposizione. Ho fatto la predisposizione. La predisposizione. Hanno fatto per tre monosplit da 9000 BTU, che sono, questo è un Daikin. Hanno messo una 70 fuori, quindi i tubi però. Giustamente, la macchina Daikin, la 70, è predisposta con un attacco da un quarto di liquido, cioè tre attacchi del liquido da un quarto, il ritorno da 3 ottavi, uno, e gli altri invece li fa da mezzo. Perché? Perché la potenza, diciamo, la macchina è predisposta per questa potenza, quindi il tubo deve essere grande. Però tante volte noi ci troviamo in questa situazione, che abbiamo i tubi da 3 ottavi. E come facciamo? Ci sono delle soluzioni un po' da tuttofare, che fanno dei pezzi di tubi, la cravatta, la camicia, tutte queste cose qua che per noi professionisti non esistono proprio. Io insisto sul fatto che noi come tecnici dobbiamo avere ben in chiaro quello che stiamo facendo. Ehi, prof, che cosa facciamo stasera? Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo, tentare di conquistare il mondo. Quindi basta mettere qui su questo tubo da 3 ottavi questo raccordo che il tubo è 3 ottavi di mandata, mentre l'aspirazione è mezzo. È un raccordo un po' strano, guardate, però li vendono nei centri, diciamo, di gas refrigeranti, dove vendono raccordi per i professionisti. E quindi andiamo a fare questo tipo di cartella, guardate. Mi diranno queste schifezze qua, che io non metto mai, che poi queste qua, se le metti, perdono. Fra un anno ti ritrovi che il gas è andato tutto via. Quindi noi Vediamo facciamo un se si è altro visto modo. bene. Queste le buttiamo via, le buttiamo nel giardino, le piantiamo in una piantina, così poi nasce l'alberello e facciamo la cartella là. Ecco qua, guardate, adesso metto anche la luce così si vede meglio. Il tubo è più largo del solito, perché di solito la cartella si lascia solo un pochettino, mentre in questo caso c'è il raccordo più grande dietro e andiamo a fare la nostra cartella. Guardate, la macchinetta adesso scatterà più volte. Guarda, è scattata la prima volta, ma non ci basta. È scattata la seconda volta, ma non ci basta. È scattata la terza volta, ma non ci basta. Scattata la quarta volta e inizia a bastarci. Ultimo colpo e a posto. Guardate, siamo riusciti ad avere la cartella, si vede poco. Andiamo a fare questo tipo di cartella grande, si chiama la doppia cartella. Guardate, così il tubo rimane, diciamo, lo stesso da 3 ottavi, però la cartella è più grande, è più larga. Guardate, è una cartella insolita, quindi il raccordo riesce ad andare bene e non ci sono problemi di perdite, perché il tubo è grande da mezzo e qui invece abbiamo i 3 ottavi. Guardate, quindi 3 ottavi, mezzo, mezzo. Se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di iscriverti al nostro canale, di cliccare sulla campanellina e, mi raccomando, di iscriverti a Sanificare Academy. Ciao.